Buon pomeriggio, popolo radioattivo, e ben ritrovati con Zerello 92. E anzi, oggi ritorneremo su Tornaway. Ciao Feffa! Facciamo un bello shout out alla nostra Kevlar. Come stai? Come stai? Oggi si ritorna su Tornaway. Vedete? Lo trovate su tutte le piattaforme, che io sappia ci sono anche sulle altre piattaforme, sia sulla PlayStation, sia su... L'avete Vediamo. visto? Sì, abbiamo Questo piatto visto. ce l'ha con me. Abbiamo Non è visto. possibile. Dov'è finita, mo? No. L'ho vista. Prendiamo il gatto. Assonnata, vabbè. Vabbè, ci sta, ci sta. Stamattina hai lavorato, giustamente. Sei stanca. Ma io tutto bene, tutto bene. Oggi ritorniamo su questo gioco qui. Ma figurati. Mi piacerebbe fare di più, ma... Per il momento il suo è il mio, cioè la cosa minima che io posso fare. Oggi torniamo su Tornaway. L'ultima volta eravamo rimasti che, visto che io sto cercando di capire il gioco, sto cercando di capire il gioco, è un gioco che c'è sorta di tempo che si va avanti e indietro nel tempo, nel senso, no, con i poteri, ma fa vedere cosa succedeva prima, che chi si è perso la prima live su questo gioco fa vedere che nella Unione Sovietica viene attaccata dai tedeschi, dalla Germania nazista di Hitler viene attaccata e siamo infatti la protagonista è una bimba dell'Unione Sovietica che viene fatta prigioniera in un campo di concentramento insieme alla mamma e loro lavorano lì. Poi lei fa vedere che scappa. Non so ancora che cosa è successo perché ha fatto vedere prima quando viene presa e poi dopo che scappa. Infatti lei sta scappando, ma non lo so ora che cosa succederà. Cerchiamo di scoprire. C'è questa cosa che va avanti e indietro nel tempo per far vedere cosa è successo prima e dopo. Giorno 783, 15 ottobre 1900, campo di lavoro, Germania. Sei con la Asia, mano? wake Asia, up. svegliati. Wake up, sweetie. Our Svegliati, shift is cucciola. about to Poco start. inizia il nostro turno. Let me help you. Lascia che ti Good aiuti. morning, mom. Buongiorno, mamma. Hai Have you seen Mitten? visto il I compagno? washed your Mufola. friend L'ho last night. He's lavato. still Sta drying. asciugando. Ah, non si è salvato. I can't leave him here Posso alone. lasciarlo qui da solo. All Sì, right molto then, but hurry up. interessante. I'll get in line in the meantime. Be there in sec. Faccio subito. Sì, alla fine fanno vedere anche i campi di prigionia. Vediamo. Questa parte l'avevo già fatta, però vabbè, forse non c'era l'autosalvataggio. Va bene, rifacciamola di nuovo. È un gioco indie. Io l'ho preso sulla Switch, però mi sembra che sia sulla Play che sul PC. Ah, there you are. What a wake-up call. Che risveglio. Che poi dovete sapere che se all'inizio del gioco c'era il palafreno, per non dire l'altra parola, e la bambola che parlavano, qui il compagno Mufola, Muffola, diciamo che questi amici immaginari parlano. Lei li sente parlare, lei parla con loro. All'inizio del gioco la bambola è il palafreno e qui invece c'è il compagno Muffola. Per How long have I been asleep? quanto ho dormito? Hurry, mom's Sbrigati, la waiting. mamma sta aspettando. Si scopre all'inizio del gioco. Carini. Eh sì. E si scopre che comunque il papà, che alla fine il gioco inizia così, che tu sei in casa, si sentono i rumori dell'aereo e niente, che ti Excuse me, avvertono can I che get by? l'Unione Sovietica è stata invasa e il papà parte per la guerra. E The poi Germans dopo succede che ti vieni rapita e tutto. Of course, little one. Ma Go certo on tesoro, through. passa pure. Questa parte già l'avevo fatta. Va bene, salvataggio. Give me your hand.
la mano. Come si è asciugato. Si è asciugato del tutto. Yes. Sì, è tutto a posto. Grazie al cielo. Oh cielo. Dio, mi dimentico sempre. Ciao Danny. Come ti senti, Katia? Non male. Sono stata peggio. Non mi piace il suono di quella tosse. Il suono. E Zlata. E ancora quegli impacchi di senape. Sono rimaste un paio, mi pare. Dopo il turno ne mettiamo uno. E non dire di no. Oh ragazze, come farei senza di voi? Dai, su, figurati. A proposito, sapete che la nostra Nadia... Stop chatting. Basta parlare. Nine. Ah però, che tipo serio. Non prendetela, punta. Ci divertiamo con poco ormai. Diese Frauen werden mich verrückt machen. Ja. Sprechen Deutsch. Andiamo, piccola. Machen, mi sono dimenticato cosa vuol dire. Devo ripetere gli appunti di tedesco. Che la conosco la parola. Sì, va sempre più freddo. Va tutto bene. C'è l'ho così, ne abbiamo già visto. Che c'è l'el? Yeah, Spreken Deutsch. Alles gut, Kevela. Ecco perché. Tu non volevi immergerti nell'acqua gelida. E chi l'avrebbe immaginato? Alles gut, Big Danny? Danny sta chiedendo che vuol dire. Alles gut significa tutto bene. Ja. Gut, danke. Du? Non mi sento tanto bene. Ho un'idea. Facciamo cambio per oggi. Sì, questi lavori già l'ho fatti. Vabbè, ora vi farò. Il lavoro pesante e tu mi aiuterai. Non preoccuparti, ce la faccio. Cosa fate con... Fuori c'è un nuovo lotto che vi aspetta. Certo, facciamo subito. Ma dobbiamo uscire fuori a prendere quei... Strano, perché... Forse perché su... Cioè, già l'ho fatto questa parte qui. So here's what we'll do. Io in sapone e tu spazzali. Ecco qua. Sì. Got it. You're doing great. Well done. Qua più avanti andiamo e più diventa fastidioso. Che si sembra che c'è anche qua. Ecco cosa facevano. Pulito. We're done with the second one. Il secondo. You're really good at this, sweetie. Sì. Dobbiamo girare la scarpa. Più andiamo avanti e più peggio diventa. La cosa bella di questo gioco è che all'inizio del gioco è stata proprio fatta una dedica a tutti i bambini vittime delle guerre e ai civili. Now that they're clean, you can start repairing them. Except that we... Will you borrow... I'm on it. Andare a prendere questa cosa qui. Nadia? Anything. Here you go. Thank you. Sì, non so. Che devo venire se sono veloce, ma perché questa parte già l'ho fatta. Ma... Oddio, non mi ricordo più cosa dovevo fare. Now we have to patch up the holes. Voglio prendere il pen qui e toppare. Good girl. Che cosa brutta, eh?
quello che sto facendo. Ho i brividi a pensare che io ci sto giocando, ma chi ha veramente fatto questa cosa qui? Wonderful. You're quite the craftswoman. Ho il tocco giusto. Grazie, mamma. So, now we need to fix the soap. I'll get everything ready. The tools should be in. Ecco qua. Sì, ora dobbiamo prendere gli attrezzi qui. Ricordavo. Bene. Meine Güte, where arms meine Güte. Chi ha le mani tipo lenta qui? Io adesso sistemo tutto. Oh, honey, don't worry. I'll help you. Sento già dolore, non so perché. Eh. Sì. Almost done. We just have to attach the sole. Per ora sì. Questa è la parte più difficile del che io ho trovato più difficile la prima volta, perché non so perché non si è salvato, ma va bene lo stesso. Dai, dai. No. E niente. Io poi ho deciso di usare i Joy-Con invece di usare il pad della Switch. Però va bene così. No. E niente. Devo sempre sbagliare qualcosa. Che ne dici di una pausa? No, I want to finish everything. Ah, sì. You move! Come out quickly! We didn't finish it all in time. How can cavallo. Ah, ma non sono riuscito a fare in tutto il tempo. Come puoi essere? Non temere. Ho fatto tutto alla perfezione. Ora ci tagliano le reazioni. Non importa. Avevo messo da parte qualcosa per te. Devi essere così stanco. C'è problema, piccolo. Andiamo a letto. Sì. Sì. I'm sorry I let you down. Mi dispiace averti deluso. Don't be silly. I'm so proud of you. You've gotten so grown up. Sei diventata grande ormai. Nessun bambino dovrebbe crescere così in fretta.
Ma sarai sempre la mia cucciola. Che ne pensi, Feffa, di questo gioco? Ti piace l'ambientazione? Allora, Katia, cosa facciamo? Gli impacchi di senape. Ho già scaldato l'acqua. Grazie, cara. Metto Asia a dormire e torno da te. Dai, Asia, andiamo a dormire. Tu stenditi, io sto qua, sono vicino a te. Se non sbaglio, ora andiamo. Ecco qua. You okay? All in one piece? Come stai? Questo succede che... Vedi, questa è una cosa che ho capito dal gioco. Questo è quando lei è ha già fuggito dal campo, perché lei a un certo punto scappa, però non sappiamo come, perché ancora non è successo diciamo indietro nel tempo. Allora, ha dei bei disegnini, riesce a raccontare una storia difficile. Unendo dei momenti di gioco, lavoro sempre carino. Ah, ma... Io l'ho trovato per pura casualità, aveva tutte le recensioni alte come voto. Ho detto, ma sì, prendiamo qualcosa di diverso. Io personalmente un indie non l'ho mai portato, ho detto c'è da sempre la prima volta. Poi avevo portato Valiant Earth, che parlava della prima guerra mondiale in Francia. Ho detto ok, proviamo la seconda guerra mondiale. E però non avevo capito che era la storia ambientata nella Russia sbarra, grande Russia sbarra Unione Sovietica, nell'invasione della Germania durante l'operazione Barbarossa, che sì, l'operazione che i tedeschi insieme a tutti i suoi alleati, non gli alleati ma gli alleati della Germania, basero la grande Unione Sovietica sbarra la grande Russia. Temporale, sì sì, come stai rispondendo? Ho preso così tanta paura quando hai perso conoscenza. Sì, qua avevo staccato l'ultima volta in live. Sono nati con la camicia, nessuno ci crederà, lo racconteremo. Va bene, adesso è ora di andare avanti. Vedi? Spero di non incontrare più nessuno. Ora eravamo scappati dai nazisti. Quando vorrei essere calduccio sotto le coperte. Ora. Compagno Mu. Una tazza di tè. Sitting next to a wood stove, vicino alla stufa, senza pensare a nulla. Hey, cheer up. Su col morale. We're doing a lucky break today. Febbre move. Sì. Vediamo così. Ecco, così si salta. Alla fine ha pochi movimenti. Weather is turning nasty. Tempo non è il massimo. Però, che è successo? La cosa non ti ha convinto. Ma? Oddio, non me l'aspettavo questa cosa. Oh my god. Santo cielo. Non so che cosa sia. No turning back. We'll make it through this. No. Oddio. Oddio, che cosa è questa cosa? Oddio, è difficile. Oddio, di nuovo da capo. Perché? Non l'ho capita. Ci dobbiamo nascondere. Sì, la immaginiamo già nel fiume, e anche io. Dai. È difficile. Non me l'aspettavo questo cambio. È
Hai ragione, fa freddo, fa freddo. Madonna mia. Corri, muffola, corri. Vai Asia, vai. Vai Asia. Vai. No, no. Cristo. No. Madonna, Madonna mia. Vediamo, aspettiamo un po'. Vai Asia, vai. Vai. Vai Asia, vai. Brava. Brava. Aspettiamo un po'. Sì. Andiamo a Berlino, Beppe. No. Solo se andiamo in Mosca, penso. No. Sto scherzando. Dai Asia, dai, ce l'abbiamo fatta. Dai. No, sto scherzando. No, freddo, a freddo, dai. Corri Asia, corri. Dai. Asia. Dai che ce la possiamo fare, dai. Io credo in te. Muffola. E dagli una mano. Niente. No, sto andando troppo indietro, no. Dammi un guanto. Dai muffola, dai. Fallo per muffola, dai. Dai, è fatta. Madonna mia, è difficile. Cosa orrenda però. Scappare dalla Germania e farti tutto l'est Europa. Dai muffola, dai. Look! I think there's something in the distance. C'è qualcosa laggiù. Muffola. Grazie, Un guanto. Un guanto non me lo puoi dare. Tipo un sasso. No. Ferma. No, siamo arrivati quasi alla fine. Non perderti proprio ora. No, perderti proprio ora. No. Dai che ci siamo quasi. Dai. Muffola. No. Oh. Oh sì. Ma porco cane. Ah no, per fortuna non sono iniziato da capo. E è colpa di Muffola. Muffola è colpa tua. Nascondi di qua. Tipo un sasso della neve. Sarebbe buono. Dai. No. Sto scherzando. Sto sperma. E niente. Madonna. No. Rimani qua. Forza Asia, ce la possiamo fare. Io credo in te, Asia. Dai, non è possibile però, Aspettava me. Persona normale assiderata. Persona con muffola solo respinta dal vento. Già. E ma il problema. Dai.
Dai, dai, che la forza di Muffula sia con te. Dai, Asia. Bravo. Dai, Muffula. Dammi una mano, Muffula, che siamo arrivati alla fine, dai. Dai. No, 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 no. Dai. No, ti prego, Asia, Asia, no, no, non lo fare, non lo fare. Siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. No. Via. No, vabbè, non ci posso credere. Che c'è qua giù, qualcosa? Ma che c'è? No, non mi dire che devo fare il... No! Ma dai! Il tronco, sì. Sì, mi sa che devo salire sul tronco. Non me l'aspettavo, questa è un'altra cosa che mi ha fregato. Oddio. Miau! Ciao, Amon! Vedi, è cambiato anche la visuale della telecamera del gioco. No! No! Ci deve stare in equilibrio su un tronco con il vento freddo che tira. Fermo! Sì, Muffola, brava. Devi arrabbiare con Muffola. Che bello, questa grafica speciale. Magari subito. Questo, sto scappando dalla Germania. Si glitch, sì. I glitch quelli belli. No! già. Ma no, no, no. Ah, sì. Calmati. Calmati che ci siamo. Ci siamo. Ci siamo. No, no. Espira e... Espira col tronco. No, ma guarda un po'. Ferma. Ferma. Ci sei. Ci sei. Brava. Bravissima. No. No. Il vento no. 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 Poi Asia cade. Cade. Maledetto. Cioè il vento mi ha fatto cadere indietro. Non è giusto, amore, questa cosa. Non è giusto. No, il vento è troppo forte. Corri, Asia, corri. Corri, pensa a Forrest Gump. Corri. Corri. Pensa a Forrest. Forrest. No, 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 ora no, no. E niente. Ora butto il vento, lo sapevo. Lo sapevo. No. Non lo rimpiango lei, Sofì. No, ma perché?
Dai, Cristo santo. Questo è un vero Souls, eh. Non è un gioco indie. Tutu. Io non ce la posso mai fare andare vabbè, non ce la posso mai fare andare in... c'è troppo poco tempo, devo per forza farlo da qui. Stavo cercando una via di una scorciatoia, ma niente, il tempo che rimane tra, ecco, vai. Dai, ma dai, dai, Cristo, Cristo, Cristo santo. Dai, ce l'era fatto, ma non è giusto. Vabbè, mo cado. Meno uno. E dai, meno due. Meno 3. No, dai, no, non fa, maledetto. Meno 4. Dai. No, ma perché è caduta? È caduta. Non cadere come... perché prima è caduta. No. No. E non cadere. Perché? Non posso fare nessun altro movimento. C'è un problema qui. Infatti non lo so, non riesco a capire questo tronco alla fine. Sì, vabbè, riparati. Niente, non ce la dovrei arrivare a quello lì che sta più avanti. Andiamo, ora posso camminare, però non voglio camminare. Ecco qua, fai un passo più indietro. Non cadere come hai fatto prima, non cadere come hai fatto prima, non cadere come hai fatto prima, non cadere come hai fatto prima. Dai, 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 è fatta, è fatta, è fatta. Non è caduta, non è caduta, vabbè. Sì, però ti devi muovere. Ecco qua, è fatta. È fatta. Butta il vento, butta il vento. Vai in casa, vai in casa, vai in casa. No, 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 ferma, fermati, 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 fermati. Vai in casa. Ah.
I don't see anyone. Ah, compagno. Any idea how to get in? Adesso come entrare? No, non mi dire che è chiusa. Maledetto. No, ci mancava solo che era chiusa. We can't get in this way either. Is there anything we can do to break in? Mi assicuro con qualcosa. Interesting. Interessante. Ma se entriamo da sopra? Si può entrare da sopra? Vai, Muffo, la rompi. Let's try it. Niente, si cade giù. Infatti vorrei entrare. Dai. I see a way in. Vedo un passaggio. Oh, I can't see a thing. Oh, non vedo niente. C'è un cervo. Well, compagno, it's not much warmer here than it is outside. Dentro. Non è tanto più caldo di fuori. Grazie per la mamma mia. Svenita la ragazzina. But at least there's no Ma wind, almeno right? Non c'è il vento, no? Mamma mia, Muffola, sei proprio un... You can't carry much snow in your hands. Sei proprio un compagno di... Hey, sadly, we don't have time right now. Good thing this cabinet was dragged here. Qui ci It's a blizzard out there. Poi c'è una bufera. C'è proprio di aiuto questo compagno. Someone put a lot of effort into barring this. Forse non dovremmo aprire. Cosa c'è? He obviously stuffed himself and fell asleep. Leave the roach be. Interessante, guarda. Proprio interessante. Che dorme. Mettiamola così. Dorme proprio. Dorme. Pearl earrings. Orecchi. I'm surprised to find them here. Che strano trovarli qui. Non c'è niente qui. Aspetta di trovare qualcosa, ma non ho trovato niente. Aspetta. I agree. It's Sono not d'accordo. Good to go through someone else's stuff. Non è educativo. We won't take more than we need. Ma niente paura, prendiamo solo quello che ci serve. Father had a chisel just like this one. Uno scalpello simile. He used it to make Akasha the horse. Il cavallo. Just in case. Palafreno, si dice palafreno, non cavallo, palafreno. Ho detto bene? Una casa letteralmente abbandonata e coperta di neve. Vediamo un po' se ci posso prendere qualche cosa. No. Vediamo un po' qui sotto. Baby club? No, ho sbagliato a prendere. No, non ho visto quello che voleva dire il compagno. Sono umide, cose senza fucile. Pure hai ragione. Palafreno. Ah, qui ho sbagliato. Chiudiamo e torniamo indietro. How about a fire? Scendessimo un fuoco. We'll have to spend the night here. Remember when your father showed you how to start a fire? Ricordi quando avete iniziato ad accendere un fuoco? First you need some paper. Prima cosa, then a few pieces una carta. Of wood. After that, un po' di legnetti, infine basta accendere il fuoco. Well, beh, we can't make a fire without niente firewood. Legna, niente fuoco. Cioè tu non sei, cioè se sei solo dire non c'è questo, non c'è quello. Cioè, che compagno, Mamma mia. Let's get the stove going first. Then we'll sit in the rocking chair. Otherwise, you'll freeze.
un vero amico. Let's put the firewood in the stove. Firewood won't catch fire on. We need something to use as kindling. Paper would do. You don't weigh that much. Why is the floor creaking so loudly? There's a basement here. C'è una cantina. I'd really like to see what's down there. Muoio la curiosità di sapere cosa nasconde. Cioè, suo compagno è sa dare degli ottimi consigli. Ah, però. Ma c'è qualcuno? Cioè, io ho visto qualcuno e mi sono sbagliato. C'è qualcuno? Scusatemi. Let's get the stove going first. Then we'll sit in the rocking chair. C'è, ma c'è qualcuno? You'll freeze. Però non mi fa scendere giù. Sì, c'è qualcuno, una mamma con una bimba, ma non mi fa scendere. Perché non mi fa? I bet it was just as scared as we were. Che era spaventato quanto no. This mug will come in handy. Sì, c'è qualcuno allora. Però forse non dovevamo ancora scendere giù per questo. O c'è un glitch enorme. Matchbox is empty. What? That's too bad. And yeah. No. No. The chisel came in handy. Okay. I think it's working. Vediamo un po' cosa uscirà ora da qui. Io ho paura. Now the second one. Just a bit more. Assolutamente sì. Arrostiamo lo scarafone. Yeah, it worked. Ce l'abbiamo fatto. Cosa c'è dentro? Cosa c'è dentro? È muffola, eh. Vuole sapere tu. Papers of some sort. Qualche documento. Non so anche lingua, speriamo che non serva. Abbiamo scelto, ci serve la carta. Cioè, che cosa brutta però, eh. What an unusual candelabra. Dabba, strano. Ma questo non è. Questo è il candelabro di. Che sanno. Oddio. La Bella e la Bestia. Oddio, come si chiama? Cioè, non mi ricordo il nome del personaggio, però il candelabro aveva un nome. What è lui. Unusual candelabra. Però si sta nascondendo in questo gioco. Secondo me, una volta che abbiamo acceso il fuoco, possiamo scendere giù, perché non mi hanno fatto scendere giù. Però qualcuno giù c'è. Lumiere. Sì, se non mi ricordo un Lumiere, però non lo so se sia lui. Need something to ignite the fire. Let's look for Matt. Serve anche una fiamma. Let's light. My thoughts exactly. But we need to light up. Cioè, muffola, dobbiamo fare. Muffola, io ti adoro, guarda, ti adoro perché giustamente tu dai degli ottimi consigli. Non ricordo. Però vabbè, ci può stare, secondo me. Mo voglio vedere se mi fa scendere giù. Perché non mi ha fatto scendere giù. Vediamo un po'. Muffalo, tu che ne pensi? Secondo te c'è qualcuno giù?
E niente, non mi fa scendere giù, non mi fa scendere. Fa solo salire, strano. Qualsiasi cosa faccio mi fa salire. Subito mi fa salire. No, c'è qualsiasi... Sì, c'è una mamma con... I don't think that's from the kitchen. Non penso che... I wouldn't touch it. It would... Niente. Non c'è niente che posso... Solo il coltello, però non me lo fa prendere. Niente, niente. Vediamo un po'. Torniamo qui. Mi sono perso qualcosa qui. La scatoletta è vuota. Qui non... Per sbaglio. Niente. Niente, niente. Ci mancano i fiammiferi, sì, dobbiamo accendere il fuoco. What an unusual candelabra. Sono tutte le cose che possiamo. Scooping snow in a mug? That's a great idea. Everything is ready. Ok, dei fiammiferi. Grazie al... Vediamo. Premendo questo pulsante possiamo vedere dove possiamo interagire. Però io... Ma cosa c'era sulla stufa? Vediamo un po' se possiamo interagire. C'è... Io non ho visto. Ci ho fatto caso. Aspetta, ma controlliamo subito. Everything is ready. We just need to find matches. Sono i documenti. Let's make a fire and the snow will melt. Non possiamo interagire con niente. Let's get the stove going first. Then we'll sit in the rocking chair. Otherwise, you'll freeze. Giù non mi fai scendere. Niente. Niente, niente. Non c'è niente. Non mi fa neanche saltare qui. Ma solo il coltello qui. Mi sono perso qualcosa qui, forse, in un cassetto. No. No, sono lo scarafaggio che Muffola, glielo faccio mangiare a Muffola. Se non la smette. Cantelabra solo. No. C'è niente. Se ritorno qui. Oh. E se usiamo Muffola come... No, non si apre. L'altra parte qui non si apre. The matchbox is empty. Le munizioni, non so che cosa me ne faccio.
Chiudiamo, forse magari. Non riesco a capire che cosa mi manca. Vediamo qui sopra. No, niente. Coltello. Ma niente. Let's get the stove going first. Then we'll sit in the rocking chair. Otherwise, you'll freeze. Non c'è niente. Let's get the stove going first. Then we'll sit in the rocking chair. Otherwise, you'll freeze. Ma così. Ok, ora mi ha fatto scendere. There are still some matches here. Hooray! Let's take a look. E vai, diamo un'occhiata. Che non mi ha fatto scendere. Ulrich ha detto che possiamo aspettare nella foresta finché i tempi non migliorano. Staremo in questa capanna e nessuno ci troverà. Tanta paura. 2 marzo 1939. Ulrich è riuscito a portare qui un dottore per il parto. È un suo vecchio conoscente. Vecchio conoscente. Ecco come è nata la nostra piccola Anna. Tesorino. Sì, bello. Già. No, plus. They're damp. They won't catch fire. Va bene. They look so lovely and sembrano kind. Così felici e buoni. Ah, si può mettere in ordine. Mettiamo in ordine. Vedete che siamo bambini educati. Eccola. No, non mi dire che è morta. Ma se è morto ci rimango malissimo. A familiar ersatz coffee. Perfetto. Non sarà a te, ma va bene così. Assiderata? Non lo so. Soltanto ho paura di scoprirlo. Sinceramente ho molta paura di scoprirlo. Shh. A sleeping baby is a mother's greatest joy. Let's not wake them. Per la mamma, non svegliamo. Non riesco a capire, a me mi sembra che sia morta. Sono convinto che sia morta. Ho paura, sincero. Let's get started. It sure is Diamoci cold da fare. In here. Fa freddino qui. Giustamente. Questa si trova che fuga in casa sua è male. Questa che fuga in casa sua è male. Maledremo Muffalo per averci fatto prendere il coltello. Già. No, ma secondo me è morta. Cioè, io spero di sbagliarmi che sta dormendo. Ma cioè veramente. Ah, così. Ok. Anche se Ulrich è un cognome, Ulrich è un cognome tedesco. Andiamo, aspetta, prima la legna, no? Not like that. The paper. No, prima la carta. Ma perché non?
First, we need to put the paper in the stove. Tenere la stufa, ok. Now the wood. Adesso la legna. That's it. Now you can set it on fire. Ora si può accendere. Ora si può accendere. Deve essere difficile fare gli oggetti per colpo di muffa. No, vabbè, più che altro i Joy-Con sono un fastidio. Infatti io poi, intelligente, io che gioco con i Joy-Con invece di prendere il pad della Switch. Ma come dice un po'. Hooray, it worked! Ora ha funzionato. We did it! Come dice un solito meme. Like home now. Va bene lo stesso. Well, let's brew our drink. Caffè sta qui. It's not boiling just yet. You know, it'll speed things up if you shut. Now we just need to wait for it to melt. It's not boiling just yet. Let's. It'll boil soon. It's not boiling just yet. Now we just need to add the coffee. Oh, it's dark as night, and it smells. Well, let's get comfy in that rocking chair. It's better. Okay. Okay. Now we can finally relax. Meritato riposo. Let's take out the dried bread that you saved. Pane secco che avevi recuperato. Wow. It must have followed the smell. Shall we give our neighbor a treat? Facciamo qualcosa. Facciamo un po' di pane al topo. It's the right thing to do. Giusto. A mouse is also a living being. È un essere vivente. Maybe the three of us could stay here until spring. Tutti insieme fino alla primavera. Just imagine. The fire is crackling. The birds are singing. Canticchiano. You're dozing off in the rocking chair and stai sonnacchiando in poltrona mentre io mi avvivo. Avvivo la stufa, tu. Avvivo la stufa, tu. E io sono Brad Pitt. Well, I'm just joking, of course. Tu, compagno. You and I have somewhere to be. Scherzo, ovviamente. Abbiamo tanta strada da fare. Chissà perché. Come on, take out the letter. Tira fuori la lettera. I really want to hear it again. Voglio leggerla ancora. Neanche sognare ci fa. Maledetto compagno stupido. Ok. Qualche flashback, ritorniamo indietro nel tempo. Non ci sono parole. Stiamo bene. I tedeschi non sono ancora arrivati al nostro villaggio. Abbiamo ancora il nostro pane e latte fresco. Cosa si può volere di più? Non posso immaginare com'è la vita in un paese straniero. Ma almeno siete vive di tanto in tanto. Stiamo bene. I tedeschi non sono ancora arrivati al nostro villaggio. Abbiamo ancora il nostro pane e latte fresco. Perché ripeti? Your grandma, Aunt Lida, nonna, zia Lida e piccola Igor, sogni d'oro, piccola mia. Sicuro presto rivedremo tutti quanti. Ah, compagno muffa. Che sta succedendo? Salto. Scusi, hai visto mia madre? Sorry, mi dispiace tesoro, non ho visto tua madre. Questa musica non mi piace. Mamma tornerà presto, non può essere andata lontano.
Questa musica non mi... Zlata. Do you know where mom Zia Zlata, per caso dove è andata la mamma? Yes. Sì, ha detto che c'era qualcosa di importante, ma non ha detto dove era diretta. E lì, lì non gliel'ho chiesto. Ho paura. La musica mi inquieta. Nadia, I can't find Nadia, non trovo la mamma. Senditi e riposati. Piuttosto, tua madre tornerà prima che tu te ne accorga. Ho paura. Excuse me, have you seen? Che sta a dirmi? The shift is over. There is no move. Il turno è già finito. Das ist kein Witz. Run back. Date via. Scheiser. Das ist kein Witz. Run back. Ah. Ho paura. It feels like all of this already happened. Questa sensazione. I need to find mom. Devo trovare la mamma. Salto temporale. Ah, ok. C'è un salto. Ok, devo andare per forza verso la porta. Cosa è successo qui? Oddio. Che bello quando si apre. Devo farmi strada. Oddio, queste sono quelle delle bombe. Il suono delle sirene delle bombe, no. Stanno per essere attaccati i campi di vicino. Oh, I don't like this. No, è arrivata una bomba. Mamma. You have to find me. Devi trovarmi. Devi trovarmi. But don't torture yourself. Ma non abbatterti. Non è colpa tua. Giocavamo a nascondino. This is almost the same thing. Più o meno la stessa cosa. I remember a little bike ride in ricordo la nostra gita in bicicletta in campagna. Early morning. Di prima mattina. La luce calda. Il sole illuminava la stanza. Mettemmo pane e verdure nello zaino e partimmo. Il vento ci scompigliava i capelli e tu eri così felice. Fa male ricordare cosa è successo dopo. Via. Ci ha promesso che tutto andrà per il meglio. Che tornerà presto e che vivremo felici e contenti. Oh.
È tutto qui. È solo un brutto ricordo. Sai che a volte mentiamo pur di proteggere chi amiamo. Tutto è cambiato così in fretta. Mi hanno portato il terrore non appena sono arrivati. E portavano con me questa paura. Avvelenandoti con il mio timore. Abbiamo combattuto più del dovuto. Ti ho dato la colpa senza motivo, senza pensare a cosa stessi attraversando. Ricordi il treno che ci ha portato qui. Sembrava che il mondo fosse collassato in un buco nero. La sola cosa che ci dava speranza era il finestrino. Lasciava entrare una leggera brezza. Ci ricorda che eravamo ancora vive. Potevamo vedere la luce, respirare e sentire l'aria fresca sulla nostra pelle. Anche nel cielo più scuro. Tu sarai sempre il finestrino della vita per me. Sei diventata grande ormai. Nessun bambino dovrebbe crescere così in fretta. La guerra ci ha reso vecchi. Non sarebbe dovuto succedere. Come ho potuto lasciarti sola? Quando gli aerei sono apparsi nel cielo. Poi le esplosioni, non ho neanche fatto in tempo a capire. Io sarò sempre al tuo fianco. Tu sarai sempre la mia piccola Nina. Ora devi andare, tesoro. Sapevo che mi avessi trovata. Era la voce della mamma. Dove è straziante. Straziante. Questo è un altro salto temporale.
C'è questa bambina dalla Germania, deve ritornare nella Unione Sovietica, nella Grande Russia, non lo so. La guerra ci ha reso vecchi. We must run now, quietly and carefully. Okay. Think. Good. We'll go out the window. Just be careful. Spending the night there didn't work out. I was so looking forward to dozing off. Mi gustava un bel pisolino. Oh well. Ma vabbè. Compagno muffolo. Okay. Muffola. We have to keep going. As long as our legs can carry us. Secondo me sei un po' un uccello di malaugurio. Wait a minute. That looks like a Soviet plane. Sembra un aereo sovietico, eh. Maybe it's your dad. Forse è papà. And he's flown here to find you. A salvarti. A plane will take us back home in a jiffy. Okay. We need to get him to notice us. Any ideas? Qualche idea. Let's just follow him for now. There's no other way. We'll have to crawl. Don't forget to keep your head down. Ricordati nella testa. Slenderman. Just Slenderman. Imagine. Che ansia. Mi mette ansia sto gioco. He must have missed you so much. Sì. Deve essere compagno muffola. Tu pensi It's che sia like papà? Here. Sì. Io ritorno a ripetere, io sono Brad Pitt. Now we can quello breathe è papà. Again. Io non penso proprio che sia. What a turn. That's okay. We'll keep up with them as long as we don't stop. Non fermarsi. Qualcosa mi dice che io devo andare verso il buio. Non mi fido della luce. Qualcosa me lo dice, non so che cosa. Di nuovo bombe in arrivo. Di nuovo. Non lo so dove devo andare. Sto andando di... We have to be more careful wandering. I have a bad feeling about this. È un brutto presentimento. We have to be more careful wandering around here. Let's get out of here, quick.
non vedo proprio niente. Ok, devo andare qua su, per forza qua su, perché non vedevo niente. Ok, ah. Solo leggermente inquietante, non, ma non è inquietante, è giusto un pochettino, eh. Nothing to see here. Let's go back. Questo suono che... Look. I'm no tracker, but these clearly aren't from a squirrel or a hare. Uno scatolo di una lepre. Wild animals. That's what made these. Okay. I'm not gonna make a big deal out of it. Va bene, non inferisco. Compagno muffola, però sei un po'... Stai un po' in silenzio, per favore. Madonna, metti più ansia tu che il gioco. Madonna. Compagno, altro che compagno, sei un nemico. Oh, looks like we're going the right way. Forse siamo sulla strada giusta. We have to be more careful wandering around here. Teniamo gli occhi aperti. Gli occhi. Are you up? Nothing to see here. Niente. Let's da go back. Stiamo saltellando. L'aereo. L'aereo è sempre più vicino. Dai. It's getting light out. Let's cross the river. Ok. I'm sure your dad will notice us over there. Ok. Forse c'è luce qui. Di girare, dai. Io cerco di non girarmi, anche se sono molto tentato. Ma il problema è che se mi giro qui si muore. Oh no, no. Oh no, no, no. No, buono, stai buono, buono. Just what you deserve, you mutts! Run! Quick! That was no soft landing! I bet your dad needs our help! Ma dove devo correre? Madonna! Ma dove devo andare qui? Però non male.
È per forza lì. Per forza lì. Allora stavo sbagliando a tornare indietro. Indietro. No, mi devo girare. Devo andare avanti. Avanti, avanti, avanti. C'è qualcuno lì. Ma è un tedesco. Allo? Alles gut? Non sono russo. Sono una bimba. Parlo io. Ecco qua l'aereo che è caduto. Ma è un lui. That's not dad. Non è papà. È. Una ragazzina nel bosco. I came to help. Sono venuto ad aiutarla. So you're Russian. Sei una del nostro, dei nostri, quindi dovrei essere io ad aiutarti. Mi sono cacciato nei guai. What's your name? Come ti chiami? Asia. 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 And I'm Igor. Io sono Igor. Piacere. Well, let's build a fire. Direi di accendere un fuoco, altrimenti finiremo congelati. Ho dei fiammiferi. Penso che la mappa ormai non serve. Il problema è che non riesco ad alzarmi. Quindi dovresti trovarne le rami secchi. Pensi di farcela? It's too dark. I can't see. Maybe. Forse, ma prima dobbiamo accendere un fuoco. I'm glad I met you here. Ci siete incontrati, ok. Ciao CM. It's too dark. I can't see anything. Is there anything important? Maybe. But first. That's just what we need. A few more of these and we'll have a fire. Sì, sì, è bellissimo CM, te lo consiglio. È un indie. I don't think. Yeah. Sì, il posto per. Yeah, it's a good spot. Yeah. Anche tu tedesco, Igor. Yeah, it's a good spot. Yeah. Now we just need to find some branches. This one looks wet. Questo sembra. Let's keep looking. Cerchiamo ancora. Be careful, there could be wild animals here. Grazie. Although the noise of the crash must have scared them off. Grazie. Sei di molto conforto. No, non vado lì. Assolutamente sì. Questo è un gioco che io consiglio vivamente di giocarlo. Per me è la mia prima esperienza da come giocatore un gioco indie. You're not a talkative one, I see. I respect that. Ti capisco. I'm talking so I don't lose consciousness. Moving isn't working out very well for me. Pertanto non posso muovermi. I think that should be enough. You can make a fire. Appena posso ti faccio uno shout out. CM. Un attimo, sto andando, te lo faccio proprio ora. Sì. Ecco qua. Andate a seguire il buon CM. Rocket League.
questa clip. Oh, ci ho fatto, visto? Smart girl. Brava. Now we need to build a camp. Bastiamo un fuoco. Sì, lo so, un fuoco. Deve essere in gamba dopo. È il migliore. The best. Complimenti, ottimo lavoro. I'm not a religious person, but right now we could use some help. Ma adesso ci vorrebbe un aiuto dall'alto. There we go. Ecco, ci siamo. Oh, it really hurts. Is there anything I can do to help? C'è qualcosa che posso fare? What could you do? Ma non saprei, anche se in effetti nella cabina di pilotaggio dovrebbe esserci un kit di primo soccorso. Puoi controllare? Prendi un ramo dal fuoco e ti aiuta. Per vedere meglio. Diciamo che Muffalo parla. Questo è ferito. Oh, look, it must have fallen out during the crash. I'll take a look around. Do un'occhiata in giro. C'è la sua famiglia. Qui non c'è niente. Niente, niente, niente. Gente. No? Where should we look for it now? Ah, there's but the bag is torn. It must have all fallen in the snow. No, neve. Non ho paura per niente. You're quite the detective. Sono piccolo investigatrice. What would I do without you? Cosa farei senza di te? Cosa farei senza di te? Quella stessa cosa che farebbe il compagno Muffalo. You've never had to bandage a wound. Ti è mai capitato di dover fasciare una ferita? No, mai. First, you have to rinse everything. Prima devi pulire tutto ciò con dell'acqua. Then some peroxide to prevent any infection. Un po' di acqua oxigenata per evitare che la ferita si infetti. Now you can wrap the arm with a bandage. Adesso puoi avvolgere il braccio con le mani. Ok. Come non fasciare una persona. Ecco, a voi avete l'esempio di come non ora puoi diventare un'infermiera. Thank you very much. Grazie mille, Asia. How did you end up here? Come sei finita qui? Dove sei diretta? It's a long story. È una storia lunga.
sto tornando a casa. Mia nonna mi sta aspettando a casa. Ma mi sono perso nella foresta. Perché... Oh, silly me. I almost forgot. Di I found a picture in your cockpit. Stavo per dimenticare. Nella cabina ho trovato una foto. Ecco. This is my family. Questa è la mia famiglia. I thought the photo was gone. Temevo di aver sure. perso per sempre questa I foto. Have a daughter waiting for me in my village. Anche mia figlia mi sta aspettando. She's a little a casa. Si chiama Sonia. Ma sono insomma. È rimasta insomma. Sembra sia passata una vita da quei giorni. E sai, a volte chiudo gli occhi. Panda, buon pomeriggio, Panda. And it feels like it's really happening to me. Ma se devo portare l'aereo è una figata. Sto alzando con il mio cavallo. Ma perché tutto quanto? Palafreno! Che cavallo? Qua mette sempre sto cavallo in mezzo. Sempre sto cavallo. Però è bella questa parte dell'aereo, eh? Le mine nemiche. Sull'ello volante. Qua usano sempre il termine cavallo. C'è l'aereo, no? Cavallo, volante. Più lontano volo, più mi sento bene e felice. Per questo non dite cavallo o ti codiri a me. Non è colpa. Comunque ragazzi, questo indie è un capolavoro assoluto, è assolutamente un capolavoro. Poi lì c'è la mia terra, la mia casa. Dove c'è casa c'è la mia famiglia. Ma come fa a non prenderti questo capolavoro? Dai, lo sento già tra le mie braccia. Piango di gioia, bacio con lacrime salate. Quando mi sono mancato, quando li ho sempre nel cuore con me, vorrei che questo momento durasse per sempre. Cioè questo si sta immaginando che lui ritorna nella sua famiglia. Questa è l'ultima volta che l'ha vista la sua moglie e suo figlio, e lei si sta immaginando questa scena che ritorna. Niente delle sue lacrime, le lacrime dei figli e della moglie. Se inizi a correre non ti prendono. Quella direzione c'è. Poi sì, no, avrai più possibilità di sopravvivere laggiù. Però prendi la foto, per favore. Sento che saranno più al sicuro con te. E tu cosa? Vai, corri. Io me la caverò. No, è stato atterrato. L'hanno sparato. I can sense them on our tail. L'hanno sparato. No. Slowing down. Watch out, rocks. Watch out, rocks! E qua diventa violento. What a night. Che notte, eh? Things were just starting to get better. Stiamo andando per il verso giusto e invece niente. Salta, piccola! Water is freezing. Don't even think about falling in. L'acqua è gelida. Brilliant, just brilliant. Alzati, 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 piccolo. But we must not stop. Dobbiamo fermarci. Germans. Cold. Il freddo. Wild animals. Gli animali feroci. God knows what else. Non manca nulla. Non c'è niente. C'è tutto. Hai tutto conto.
Cheer up. You and I haven't gotten this far for nothing. Fatta parecchio. Oh my. I see you're okay. Sembra poco, sembri a posto. Niente, oh, get out of here. Don't worry. Ne usciremo in qualche modo, non temere. Certo che il compagno muffalo ci viene sempre in dolce compagnia. Shh. Va. Do you hear that? Ha sentito. I think there's an animal out there. Sai che c'è un animale qui. Let's wait it out. Aspettiamo un po'. I think it's gone. Forse se n'è andato. Careful, the ice is very thin. Ci mancava solo una. If there was one, it means others are nearby. Keep your eyes peeled. And your head down. And your mouth shut. Poco non cadevo giù. Penso che andiamo un po' avanti e poi gli fa un po' stacco. Ah, there's another one. Sleepy but alert. E dai! Ah, there's another one. Sleepy but alert. Ciao Saka. Ma come cacchio? Non ho capito questa parte. Ah, there's another one. Sleepy but alert. È un sì. È un super sì. È un super sì, non un sì. Ah, there's another one. Sleepy but alert. Non riesco a capire qua. Uno, cioè, meglio che. Non riesco a capire qui. Cioè, uno, due, tre. Cioè, devo capire. Ok,
accompagnano di più. Ci provo però. E niente. Ah, there's another one. Sleepy but alert. Dai, non mi dai neanche il tempo, però. Maledetto. Ah, there's another one. Sleepy but alert. Cioè, vedi, qua sul lato destro rimane di più. Il problema è che è lato centrale. Cioè subito si gira. Ah, there's another one. Sleepy but alert. A me è una curiosità mia. Ah, there's another one. Andiamo subito. Ah, there's another one. No, non c'è niente che qui gli posso lanciare. Ah, cioè, there's another one. Sleepy but alert. Cioè vedi, qua subito riesco. Tempo che si gira di là. Oh, Elder! Elder! Elder, vedi, soltanto Elder! Elder! Ma come stai, bello? Ecco, la nostra esultanza l'abbiamo visto Elder, era stata vedendo. Tutto bene, tutto bene. Tu come stai? Tu come stai? Sei quasi venuto verso la fine perché fra un po' stacco, ma va bene lo stesso, Elder. Non ti preoccupare. Mi sono distratto ormai. Ah, there's another one. Sei qui a battipaglia? Oh, mi fa piacere che sei in ripresa, dai. Vedi, subito si gira. Affanculo, ce l'ho fatta. Affanculo, fotti. E andiamo a Berlino, Beppe. No, ma da dove è uscito questo qui ora? Get down. Cuccia, cuccia. My goodness. It's so close. Shh. Andiamo a Berlino, Beppe. Berlino. Sono caduto. Infatti la fiamma. We really lucked out. Anzi, visto che siamo qui, mi sono preso una pausa. Sì, posso immaginare. Comunque, ma tu ci fai parte delle nostre community? Se magari ci riusciamo ad organizzare per vederci. Run. Let's get out of harm's way. E noi ci dobbiamo sempre vedere, come ti avevo mandato l'ultima volta che ci siamo sentiti un messaggio. Ci dovevamo vedere. I can't believe it. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta, non ci credo. Neanche io ci credo. 25 dicembre 1944, giorno 855. Penso che il gioco ci possiamo fermarlo qui per oggi. Un attimo solo che ritorno giusto 30 secondi. 30 secondi. Torno subito. Ci sono,
Ma Elder, la radiaction TV... Bah, nonostante non abbiamo più una sede radio, non lo so. Se tu lo sapevi che non c'è più, non abbiamo più una sede radio. Niente, non abbiamo più una sede radio. Allora siamo ognuno alla sua postazione, ma nonostante le tante difficoltà, Radiaction TV non ha mai smesso di streamare, non ha mai smesso di portare i suoi podcast avanti e niente. Ci stiamo evolvendo, siamo evoluti anche tramite la situazione, che però alla fine molte cose sono cambiate anche da noi. Come siamo il mio gruppo della rubrica del podcast, sono rimasto da solo perché comunque gli impegni lavorativi dei miei colleghi, dei miei amici, che ora di recente li ho sentiti, ieri o l'altro ieri, comunque tante cose, però nonostante tutto ciò, nonostante le difficoltà, stiamo andando avanti. Sì, si inizia sempre da capo, ma infatti Elder... Ripeto, io ricordo l'ultima volta ci siamo sentiti stavi qui a Battipaglia. Io personalmente ho difficoltà, perché penso che io lavoro sempre tutti i giorni, infatti fra un'oretta devo iniziare il mio turno di lavoro, e niente, infatti adesso alle 5 stacco sempre la live, però siamo dalle 3 alle 5, sto facendo queste live, ho finito l'ISOP, il martedì è il podcast e niente. Queste, almeno ti parlo di me personalmente, poi sicuramente se incontri Asaka e Amon, loro ti diranno la loro. E... Ok, Elder, noi al Comic Con ci siamo, io e Asaka sicuro, Amon non penso che pure verrà, io e Asaka sicuro ci siamo. E se ci sei al Comic Con fammi sapere, così magari almeno lì ci vediamo, e non lo so, ci... Anche c'è la base, ragazzi. Assolutamente sì, la base c'è. E poi magari ci vediamo lì, mangiamo insieme un panino, ci facciamo una chiacchierata. E ecco, appunto, Amon ora lo sta dicendo. E ci mangiamo qualcosa insieme, ci mangiamo un caffè, Elder, lo sai. Cioè, purtroppo io non mi sarebbe piaciuto venirti a trovare, ma purtroppo non ho proprio il tempo. Cioè tu pensa che 6 giorni su 7 lavoro e il 7° giorno ho il corso di doppiaggio. Cioè, per farti capire la mia vita com'è. Sì, no, però comunque se vieni al Comic Con e prendi un giorno un biglietto, fammi sapere, così ci organizziamo, magari ci vediamo con la scusa che o ci mangiamo qualcosa lì insieme, oppure che ne so, un pranzo da casa, qualsiasi cosa, poi magari puoi portare le mozzarella di Battipaglia. No, per questo ho detto, vabbè, abbiamo, sì, ho il tuo numero di telefono, magari poi ci sentiamo lì. E comunque, per questo. E niente, questo è quello che ti posso dire io, per questo non mi sono proprio più fatto sentire, cioè, avete questo, io non ho tempo neanche per me. Ho finito l'ISOP di recente, mo sto portando Turnaway, che è un gioco indie, lo trovi su tutte le piattaforme e posso dire che non è un semplice gioco, ma è un giocone di serie A, un giocone di serie A altissimo livello, che è bellissimo, è meraviglioso. Dopo aver finito giustamente Valiant Earth, la prima parte di Valiant Earth, che poi c'è anche una seconda parte, dovevo tra virgolette fare un po' di seconda guerra mondiale, potevo, batteria quasi scarica, perfetto, proprio perfetto per staccare il gioco. E niente, giustamente portavo anche la seconda guerra mondiale, però con un gioco indie visto attraverso gli occhi di una bambina. E niente, questo è il gioco Turnaway. Se vuoi giocare a qualcosa di diverso e bello, te lo consiglio vivamente. Io lo sto consigliando a tutti, chiunque passa glielo sto consigliando, o chiunque mi trova a parlare. Io ho tutto staccato, ma riprenderò anche a giocare. Ok, perfetto. E poi magari, dai, poi magari ti manderò, dopo ti manderò un messaggio, tranquillo che non mi dimentico. E niente, ora sto vedendo a chi possiamo fare il raid. Vediamo. Ah, ragazzi, io vi direi di portarvi
da Freya. Giustamente state chiedendo chi è Freya, eppure non avete tutti i torti. Freya è un ospite che verrà martedì su Radio Action TV. Verrà su Radio Action TV, essendo che prima abbiamo fatto delle prove della live. Mi porto proprio da lei. Mi porto proprio da lei. Facciamo partire il raid. La faccio partire, vado proprio così andando a conoscerla. E sì, questo è l'emote di Sakamurai versione Befan. Io vi ringrazio a tutti per la compagnia. E grazie a Kevlar, Danny, Elder, Sakamon, tutti come sempre i lurcatori. Come ben sapete, se volete entrare nelle nostre community, io vi faccio di nuovo lo spam del comando se volete parlare con noi. Elder, dopo ti mando un messaggio, non ti preoccupare. Te l'ho detto che te lo mando, lo devo mandare. Questa è la community. Community, se volete unire, a noi ci fa solamente piacere. E non ti preoccupare, no, che c'entra, lo devo mandare. Io vi ringrazio veramente per la compagnia, di tutto. Come sempre, guardate la radio, guardatela. Ci vediamo domani con me. Continueremo proprio da qui dove mi sono fermato, sperando che stavolta il salvataggio va, perché prima non è andato. Non mi resta che dirvi: lasciate un follow a Freya. E niente. Ciao ragazzi. Vabbè, Panta, se non erro, già la conosci. Comunque, guardate la radio, guardatela. Rimanete per il ride, lasciate un followino. Grazie mille ancora di tutto. Ciao.